Sì, anch'io ringrazio, grazie Presidente, grazie a lei. Tre minuti di tempo sono pochi per definire un cronoprogramma. Posso rispondere subito che la prossima settimana il programma sarà illustrato alle Camere e quindi lì avrete una risposta esauriente. In tre minuti, sì, la storia dell'uomo si può raccontare in 30 secondi. Nacquero, vissero, soffrirono e morirono, come dice Anatole France, però il cronoprogramma in tre minuti lo faremo il 17. Due risposte però. Primo, su quanto riguarda l'esternazione dei magistrati. Sì, noi stiamo valutando anche degli interventi legislativi perché hanno raggiunto livelli di intollerabile denigrazione dell'intero corpo della magistratura, alcune esternazioni sulle quali io ovviamente non mi pronuncio, si stanno già pronunciando gli organismi competenti, ma credo che sia proprio un minimo di buon senso a ribadire il concetto quasi banale che il magistrato non solo deve essere ma apparire imparziale. Se poi a questo aggiunge anche dei suggerimenti alla politica affinché intraprenda delle azioni che possono essere definite quasi eversive, beh, allora la situazione è molto grave. Secondo il Trojan, guardi onorevole collega, io vado molto oltre. Il Trojan è già un vulnus enorme alla nostra privacy, all'articolo 15 della Costituzione, ma c'è molto di più. Oggi noi siamo muniti di strumenti, il cellulare non è più un documento, è una vita. Nel suo cellulare lei contiene non le conversazioni sue con i suoi interlocutori, contiene le conversazioni degli altri interlocutori con altri interlocutori che vengono poi trasferite a lei attraverso quel sistema di inoltro, che si chiama così, per le quali, sequestrando un cellulare dell'onorevole Zelettin, che non è sequestrabile, ma del signor Muzio Scevola, non si sequestra soltanto la vita di Muzio Scevola, ma anche quella di Furio Camillo, di Tizio Caio, Semproni e Martino, che hanno avuto. Ecco, e noi stiamo intervenendo su questo, sul Trojan e anche molto oltre. È una situazione estremamente complessa, assolutamente nuova, nei limiti del possibile sarà illustrata il 17, poi ripeto, i tempi di oggi sono quelli che sono, ma posso assicurarla che è nelle priorità di questo governo e di questo ministro. Un'ultima cosa, non si parla mai però cronoprogramma della giustizia civile. Guardate, ancora una volta lo dico, l'ho esposto l'anno scorso, i giornali non ne hanno parlato perché le notizie che fanno notizia sono le brutte notizie che sollevano polemiche. Noi stiamo intervenendo e siamo intervenuti, abbiamo avuto anche i complimenti dei colleghi, abbiamo realizzato quello che era i piani del PNR, abbiamo ottenuto le rate, abbiamo rispettato i tempi, i metodi, stiamo facendo di tutto per velocizzare, abbiamo ridotto l'arretrato. Il nostro cronoprogramma è di ridurre gli arretrati della giustizia civile, perché è l'incertezza del diritto, l'incertezza dei rapporti giuridici che incide economicamente sulla nostra vita finanziaria, sulla nostra vita. E poiché in questo momento l'emergenza maggiore ancora purtroppo è quella economica, oserei dire che l'intervento sull'efficienza della giustizia civile è ancora più prioritario di quello sulla giustizia penale. Grazie Ministro, facoltà di replica il senatore.